Buonasera a tutti, in questa trasmissione di Come Eravamo, il Maestro Romano incomincerà ad esporre dei proverbi bellissimi no, in Bergamasco che hanno un ricchissimo significato che tanti si ricorderanno di come parlavano noi i nostri vecchi, i nostri anziani, che lo stavamo dicendo po proprio poco fa, e eh, parlavano attraverso i proverbi. E poi seguirà la mia parte sull'ultima. interesse particolare perché è stato voluto da un grande benefattore di almeno San Bartolomeo che si chiama Giovanni Mussitelli, nato nel 1603 e morto nel 1677, che ha una grande importanza per il nostro paese e anche per l'altare, no? è il primo entrando a sinistra della chiesa parrocchiale come eh, diremo. Allora, lascio la parola al maestro Romano con i suoi proverbi con il suo studio sul bergamasco che è una lingua molto importante perché noi l'abbiamo succhiata con latte materno almeno noi che abbiamo una certa età e quindi va conservata anche attraverso questo lavoro che fa il maestro Romano che raccoglie per esempio tutti i proverbi e tanti nomi di piante, di animali no, eccetera eccetera. Questa sera parlerà di proverbi. Romano eh, Buonasera <coughs> Dunque eh, su invito anche di Ermanno, due mesi fa mi ha detto perché non parli dei proverbi che è la saggezza dei popoli. Io avevo già in mente di farlo, però eh, la mia mh, ricerca sul dialetto almennese, e io ripeto sempre, io non sono esperto di eh, Bergamasco, io raccolgo solamente c'è cioè quello che raccoglie, raccoglie i, i francobolli. Lì saranno gli, gli studiosi che ce lo diranno. In più ho messo eh, di, eh, proverbi che abbiamo sentito, ma non usavamo noi ad almeno. Naturalmente ho fatto una ricerca con gli anziani. Dicevo: Avete sentito ancora questo proverbio? Io sì, sì, cioè, naturalmente. Però li ho, scel ho scelti con il criterio. Che erano intelligenti il, pr il primo proverbio che poi eh, io dopo ho messo ai vecchi il più tutti i proverbi bergamaschi hanno un capo tipico che è questo in osbech i getenia sent anni a fare i proverbi noi l'avevamo sentito, io me la ricordavo questa, ma questa è, e questo è il proverbio dei proverbi, perché cosa vuol dire che i nostri vecchi impiegavano cent'anni a fare un proverbio? Non è che uno alla sera davanti al camino in, eh, inventasse qualcosa di nuovo cosa vuol dire i proverbi sono frutto di una linguissima esperienza e inizio subito perché solo nei nomi di persona per il momento ne ho già trovati 90 che chiaramente stasera non leggerò tutti anche perché per ognuno eh, per ognuno bisogna anche spiegarlo bene eh, io ho cercato di spiegarlo e, e poi fa anche pensare insomma per esempio ci sono proverbi sul diavolo, che sono sui vecchi, poi i più sui vecchi, poi sulle donne che sono i più spassosi e sugli uomini, e... poi su chi, sulla suocera, uno sui fratelli, poi altri. E eh, sull'uomo ho già detto inizio subito il Anche qui, però, io pregherei chi mi, chi mi ascolta di correggermi se sbaglio e di, di dirmi se ne conoscono altri. Io più di così non posso fare. Ho detto che anche in questa ricerca sui nomi di persona ne mancheranno una decina perché non ho ancora sbobinato tutte le, 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 le cose perché prima ho raccolto tutti eh, dunque io i, i 650 poi ho preso i 650 proverbi e li ho inseriti in ogni dizionarietto però il lavoro è lungo e non ho ancora finito diavol o diol per gemetico il diavolo ficca le corna dappertutto se qualcosa non funziona, la colpa è sempre del diavolo. A, par a, parlare diavolo la pelle. a parlare del diavolo compare la pelle. Si diceva quando compariva la persona di cui si parlava. Era simile, si troverà più dopo, a vati pagne a compare la strea. Anche questa c'era. Chi che promette e mantiene mia, o il diavolo, il la porta via. Quelli che promettono e mantengono, il diavolo li porta via. Se de... E questa è solo nostra. Perché è solo nostra? Perché il cioè, i proverbi, quelli che hanno scritto i, i proverbi, che hanno copiato tutti dal, da il Tiraboschi, dopo no? è venuto Compagnoni, Mora in dizionario, no? e Dizionario, io ho trovato in tutti chi promette e no i tend. O diavoli la destent. Cioè il significato è più o meno uguale, però noi lo diciamo in una maniera diversa. È chiaro che vuol dire che, chi che promette in matemia il diavolo la porta via. Qui dice o diavoli la destende. Cioè, cosa vuol dire che il diavolo distende. Che per tutto. C'è il suo bene e il suo male dappertutto. Questo è. Eh, c'è anche nel, in italiano, ol diavolo al fai pignate ma mi coerce, che vuol dire che letteralmente vuol dire il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, che vuol dire che il diavolo insegna a fare il male ma non a nasconderlo. Ol diavolo, qui tiriamo su anche le, le, un po' il diavolo, ol diavolo le mie sebret come la fa es. Il diavolo non è così brutto come lo si fa credere. La cosa vuol dire questo, la cosa non è in così cattivo stato come si supponeva. Adesso passo ai vecchi. Qui c'è del bene, c'è grande saggezza e anche un po' di, di, di da parte mia, un po' di anche di amarezza nel sentire, però. Nostalgia. Di nostalgia, cioè bisogna vedere come li consideravano i, i vecchi una volta, perché dicevano che erano una risorsa, si vedrà. Però da parte dei vecchi vediamo, beh, il proverbio... Nia Sentagna fa i proverbi e quello l'ho già detto. Quando si mangia non si invecchia. quando questo è amaro. Quando sei ecce, fatto tutti i magni. In vecchiaia scoppiano tutti i malanni. Adienta ets, asdienta suspetus. La vecchiaia porta a sospettare di tutti. Però ce n'è un altro. I ets adienta suspetus. Questo non è più così amaro. Li ho messi assieme perché sono due. Però il secondo dice, gli anziani sono sospettosi perché sono istruiti dall'esperienza. Quindi il secondo spiega anche il primo. Il primo sono, cioè la vecchiaia porta a sospettare di tutti, d'accordo, però c'è anche questo. Qui parla bene dei vecchi. Al sapio ed è bello questo, al sapio tanti uecindurmet, du zuen keyuch verts. Ne, ne sa più un anziano che dormicchia che un giovane con gli occhi aperti. Que, anche questa per me è bellissima. Chi che ga uè ci scior, e mia il la sa. Chi in casa un anziano è ricco non lo sa. Altro proverbio. ghe iscec, almaia poi yec. Dove ci sono dei ragazzi, mangiano anche gli anziani. So. Io qui non ho messo nessun commento perché si presta a tutti i commenti. Mm -hmm. Dove ci sono i ragazzi, mangiano anche gli anziani. Bello, bello. Io, per me è bellissimo, però ci sarebbero troppe spiegazioni da fare. Sì, ma dice, ma dice, tutto già. dice tutto: a questo proposito, non so se lo citerei uno, mi è venuto in mente adesso denta et asdentas cece acece acece non ti metto adesso i sentenze di et itaca letteralmente vuol dire i giudizi espressi dalle persone anziane attecchiscono sempre cosa vuol dire non restano senza funeste conseguenze cioè i nostri vecchi con la loro esperienza quando dicono qualche cosa di Negati, cioè, non dico di negativo, però sono pessimisti spesso in Lambroca perché hanno l'esperienza. Beh, poi, questo qui è Olvi alla teta di Ecce, il vino alla mammella dei vecchi: i bimbi bevono il latte, gli anziani il vino. Questa è bella. Una casa senza Ecce, alle compagne di una casa senza Ecce. Una casa senza nonni è come una casa senza tetto, cioè non ha il conforto e la protezione della saggezza degli anziani. Bello questo. Quando sei, c'è diventa cece. <ride> Quando si è vecchi, si diventa bambini. Ma qui è Vangelo però, no? Ah, certo. Non lo diceva anche Gesù. Certo. Se non diventerete. Perché come bambini non entrerete nel, nel regno, regno dei, dei cieli. cieli. Vuol dire questo per me, eh? Non solo quando secci cioè si diventa stupido come il secci, ma siccome i bambini non sono no, stupidi... Non stupido, diventano sinceri, no? Secondo come i bambini sinceri... Sinceri come i bambini. Semplici come i bambini. Come Perché i bambini. detto così sembrerebbe... Ah, eccetera, eccetera. Cioè l'immaturo, l'immaturo, insomma, è differente. Questo è molto amaro, ma c'è. Quando secci te beve in ducantù, poteva... E può succedere anche. Cioè. Sì, sì, succede. Anche questo è un po' amaro. Quando sei, me su. Ma vuol dire questo, quando si è vecchi bisognerebbe tornare giovani. Da giovani vuol dire bisognerebbe avere l'esperienza dei vecchi. Questo vuol dire. Ne ho uno su. Finito quei vecchi, ma ne ho ancora in giro, eh. Questo Edof Edoff è brutto per le vedove questo, eh? Quando l'uomo ha, le, ha le sottaterra, la edua la si fa più bella. <ride> Quando il marito è al cimitero la vedua si agghinda meglio. Ma poi c'è la risposta a questo. Quando parlerò dalle donne, no? C'è la risposta, risposta. questo. Perché dopo bisognerebbe mettergli insieme questo, i confronti. E vabbè la fonda la risposta è questa dolore de della fonda morta al dura dall'uscio alla porta cioè il dolore per una donna morta dura dall'uscio alla porta pochissimo è la risposta è quello della, a quello di, quello di prima poi alla luce di una candela a scompa gnafonne gna tela a chiarore, letteralmente vuol dire a chiarore di una candela non si comprano né donne né tela. A lume di candela ogni cosa parbella vuol dire. Per noi sarebbe tila ma per esigenze, tante volte i proverbi, eh, per esigenze di rima, storpiano le parole, non sono le nostre, insomma. Ecco. E questo è che io ritengo, forse tra le più belle sulle donne, a balà col A me mi, mi fa troppo ridere questa. A lei come mai ha polente frittata. Cioè, ballare con la propria moglie è come mangiare polente frittata, cioè non c'è nessun gusto. Ma, ma questi qui sono, sono stati inventati 200-300 anni fa. Ah, certo e Quando il ballo magari non era una cosa, non sono recenti questi qui. Chi che l'aura resta scondit, agghadiglia una fonda. Questo è tremendo per le donne. Letteralmente eh? le chi vuole che una cosa resti segreta lo dica a una donna. Un segreto nelle orecchie delle donne è mal sicuro. De pedan che ne ma de fonne che ne poche. Di donne ce ne sono tante, ma di donne poche. Le donne sono molte, ma le sagge sono poche. Qui poi, ecco, uno è il primo, eh, è il primo, sì, proverbio solo nostro, che però viene dalla Valle Imagna, ma noi lo io lo considero nostro. Di fonne in ca, è famosa questa, di fonne in ca, che ne sempre do. Una morta e una pitturata sulla porta. Che è tremenda questa qui, eh? Di moglie in casa, perché fonne per noi vuol dire la moglie, ce ne vogliono sempre due. Una morta e una dipinta sulla porta. Noi l'abbiamo copiata dal Valdimanino, questa qui, eh? Io ho cercato dappertutto, e c'è lo stesso proverbio, ma dice di fonne do per ca, una ia e una sul mur. Di moglie, cioè, è molto più, eh, di moglie Ce ne vogliono due per caso, una viva e una di punta dipinta sul muro. Noi invece siamo molto, più tremendo. Questo qui. Comunque, e questo proverbio mi ha fatto picchiar via la testa perché volevo essere sicuro al 100% e di fatti ho scoperto che... Quello è Valdimagnino... È Valdimagnino questo qui. E beh i Valdimagnini picchiano, eh, sì, quando sì, picchiano sì, picchiano. Sì. picchiano eh. Eh, dunque, questo è facile perché dice ai Fonme Galafagnaol di Aul con le donne o mogli, non ce la fa nemmeno il diavolo, che è simile a i fonne che ne sanno una più del diavolo. Le donne ne sanno una più del diavolo. E poi qui bastonate alle donne, che dice, fonne, passere e oche, agli tante, quando agli epoche. Donne, passere e oche, sono tante anche quando sono poche per la loro loquacità e sono son proverbi un po' maschilisti, però eh. maschilisti <ride> al 100% no, è chiaro che sono maschilisti. No, era così, eh. è senso, certo, eh. sono proverbi. i e <ride> eh, ma sentiremo anche quelli degli uomini. Degli uomini. I, fonne, i gai lacrime Aster e bersge de senser vuol dire le donne hanno lacrime a iosa ster le cose l'ester soso è lo staio, staio però nel dialetto bergamas almennese o il mercè d'anna faccio ster Stere. ha fatto tanta cacca vuol dire no ster è detto così ma è detto solo da noi questo no? L'ho visto eh sì. io, lo sterl l'ho visto, è un recipiente eh, sì, così. Eh eh, per per è, grano, è per il grano. Un grano. recipiente così. In che... italiano sì, si, sì. Chiama, si chiama Moggio, si chiama eh. staio. Eh, stai, Moggio, eccetera Moggio. E bugia <coughs> la sensale, il sensale il sen, il, o il sensere. E bugia dei sensere. Lo sensere è quello il contratto l'avallatore eh, con, quando le mucche le mucche eh, no? eh, fa sì, senser il mediatore <ride> è chiaro il mediatore passava per un grandissimo bugiardo che diceva comprala 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 che è la bella laca le la bella laca Poi, tanto lui prendeva le, le le dopo magari quando la si trovava prova le per lei i le 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 lacrime a ster e de senseir. Anche questa qui era bellina. Gli i che sent? I fonne che chi faet, gli uomini hanno gli anni che si sentono, le donne quelli che dimostrano maschilista anche questo, eh? Questo è solo nostro, solo almenese questo qui me l'ha suggerito mia moglie, che gliel'aveva detto sua nonna, eccetera, eccetera. Non l'ho trovata da nessuna parte e per me è molto bella. «I parole del cusci i fa girare i rodi del mulì». Letteralmente vuol dire «le parole del cuscino fanno girare le ruote del mulino». Vuol dire questo. La donna di cui sei innamorata ti fa fare qualsiasi cosa. Le parole del Cusci. quando sei a letto. Quando sei a letto la donna ti fa fare quello che vuole. Ed è solo Mennese quella lì, eh. Questa arriva dalla bassa. Eh, dalla nonna, probabilmente viene da Almeno San Bartolomeo perché mia suocera e, e sua mamma veniva da Almeno eh, San da Bartolomeo. Bartolomeo. Sì, era una, una Lazzari. Eh una Lazzari, però eh, la nonna veniva da almeno San Bartolomeo. Dunque, la fonna dell'Ader lader mia sempre la gregna, vabbè questo, non sembra la moglie del ladro ride, è sempre in apprensione. Questa qui, non l'ho capita, la fonna suena e la unvec, in pienes la cade cec, una moglie giovane e un marito anziano riempiono la casa di bambini. A me sembrerebbe un po' strano, no? Cioè, La moglie giovane e l'uomo giovane riempiono la casa di bambini. Non, non so cosa probabilmente lì c'è una malizia verso l'uomo vecchio. Boh. E qui c'è un, un proverbio che riguarda c'è quello per le donne, ma c'è anche per gli uomini. Quello per le donne dice, ho il cœur di fonne, le faccia melù. Vuol dire, cioè letteralmente dice, il cuore delle donne è fatto a spicchi come il melone. A spicchi, quindi ne dà un po' per uno. Vuole forse dire che un tempo le donne non brillassero per fedeltà? Non credo. Ma c'è anche quella per gli uomini. Invece ho il cœur di uomini, duele, adesso lo trovo. O il cuore di uomini le faccia sigola. Il cuore degli uomini è fatto da cipolla, ma avevano una fantasia nell'inventare quelle cose che lei a me lui a spicchi. La cipolla si sa che è, è tutta, anche, non è fatta a spicchi, ma è fatta a strati. Vuole forse dire che un tempo gli uomini non brillassero per fedeltà. No, la cipolla fa anche piangere. E hey, le calesi, sì, mi cadete quello lì, sia sì dell'uno che dell'altro. Eh. Cioè, si rincorrono. Sia sì dell'uno che dell'altro. <coughs> Questo un altro, o il ros al searda, ma o il colore smort al fai inamorare. Letteralmente vuol dire il colore rosso sul viso delle donne, quelle che si pitturano, eccetera. Una volta mettevano anche <coughs> i come diciamo ai chi la... sulle guance metteva il, bo il bollino rosso, no? Si vedono un certo istante. <ride> allora, il colore rosso sul viso delle donne si fa ammirare, ma il colore pallido sul viso delle donne fa innamorare. E qui naturalmente è un proverbio che deriva da una canzonaccia meneghina che si cantava nelle osterie. Corrisponderebbe a una canzonaccia in dialetto Meneghino. Prova a ripeterlo. Dunque, o il al searda, tu lo, lo ammiri, ma il colore smorto fa innamorare il colore smorto delle, delle donne. O forse si sì, riguarda quando eh, nella prima metà del secolo passato, ma anche nel Settecento, dell'Ottocento. Noi vediamo le donne che mettevano la biacca, mettevano la cipria. Prima era biacca, poi diventava cipria. Quando mettevano la biacca era per, anche per nascondere i pesci, perché non si lavavano, lo sai che nel 600-700 non volevano lavarsi per paura delle malattie. Dopo lì andare a scoprirlo. Una buona e brava fonda in due naca ha lei un tesoro. Una moglie buona e saggia in casa è un tesoro. E finisco perché vedo che è già passato il tempo. Ombrelle e liber, fonne e cai si impresta mai. Ombrelli e libri, donne e cavalli non si danno mai in prestito. C'è un altro proverbio che ho messo in un altro dizionarietto che dice, la moto e la bici... Die Ecomaime Dande si impresta mai, ma quello è nostro almennese, ma non l'ho messo qui perché non, non faceva parte di questa. e Io ho finito perché sono arrivato al quarantesimo proverbio, e quel, il resto lo farò la prossima volta, finisco con quello di, eh, che è italiano questo, amur de fradei, amor de cortei, eh, amore di fratelli, amore di coltelli. Granato San Bartolomeo nel 1603 ed è morto qui no, nel 1677, qui a San Bartolomeo. Ecco, lui ha lasciato, eh, come si usava allora, no? come è stato anche l'altro grande benefattore che è Vignola, come ha fatto un altro benefattore che è Manzoni, lasciavano praticamente i loro beni, i loro redditi alla Chiesa. In questo caso la chiesa, Vignola no, al paese ma anche alla chiesa. E con i Mositelli è particolarmente importante perché? Perché in pratica lui, nelle sue intenzioni, nei suoi lasciti, voleva che si usassero eh, la, i soldi o i terreni perché lasciavano, era lo già sottolineato. perché non c'erano le banche con interessi no, moderati, e con questi soldi eh, lui riusciva, eh, come ha voluto, no, a pagare un maestro che ha voluto lui, che istruiva i bambini e le bambine di Almeno, ricordiamo che Almeno era unico ancora qui. E quindi è molto importante questo fatto, no, il maestro romano, perché... Lungimiranti, Non c'erano le scuole, non c'erano le scuole, scuole, no? Sappiamo, scuole statali sono fino all'Ottocento, eh? la prima e la seconda obbligatoria fino all'Ottocento, qui siamo eh, nel 1600 e quindi lasciavano e lasciava un, un sacerdote no? che era il maestro cappellano il quale si manteneva con eh, quello che fruttavano questi beni terreni, case e prestiti. E quindi è andato avanti molto, è andato avanti parecchio no? questo, questo lascito. Poi, come ho già detto, dove sono finiti tutti questi soldi? Sono finiti che quando è arrivato Napoleone ha spazzato via tante cose, poi c'è stata la svalutazione, poi è cambiata la lira, no? eccetera, e a un certo punto queste cose, no? di queste cose sono rimaste. Anche la nascita dello Stato italiano. La nascita dello Stato, certo, certo. E infatti sulla cappella no? che dicevo c'è una lapide, no, scritto in latino, che io traduco, perché, perché dice molto bene eh, cosa questo eh, Mussitelli, no? ha voluto, ha voluto. Ecco, è scritto in latino, si trova entrando, no, La cappella è a destra, come pala, no, dell'altare, e lì accanto, no, c'è proprio questa lapide in latino che traduco perché dice proprio lo scopo di, di questi lasciti del, del Mussitelli, di questo grande benefattore che abitava nella casa qui vicino dove oggi abitano gli Ocatelli, la Itala, era quella la sua casa. Poi l'ho già detto, la cappella che c'è lì dell'Annunziata no? era una chiesetta che era all'interno del suo parco, del suo giardino. Poi hanno fatto la strada quella che vien su no, e lì hanno tagliato la chiesetta a metà e è rimasta solo no? questa cappella. Però lui abitava lì e appunto leggo adesso tradotto no? quello che è un po' lo scopo del suo lascito. Allora, è scritto in latino, lo leggo in italiano tradotto: addio, ottimo massimo. I P legati annuali del fu signor Giovanni Musitelli come nel suo testamento scritto il giorno 23 marzo 1676 negli atti notarili del signor Camillo Albani, notaio di Bergamo, sono questi, messa quotidiana all'altare della Beata Maria Dolorata, l'altare che c'è lì, che ha fatto lui, che ha voluto lui, eh? la cappella l'ha costruita lui, l'ha fatta costruire lui, abbellire eccetera di suo diritto l'anniversario di almeno otto messe quando l'anniversario della messa cioè loro lasciavano questi beni però voleva anche queste cose commessa cantata quindi di suo diritto l'anniversario di almeno otto messe commessa cantata e con i suoi ceri la scuola gratis per tutti i figli poveri di questa parrocchia di San Bartolomeo di Almeno come ho detto è una bellissima cosa eh. il primo maestro fu quello che poi è diventato il primo parroco di Albenza, Don Tironi, Tironi non, mi il nome, Don Tironi non mi ricordo il nome, è diventato poi il primo parroco di Albenza, perché la parrocchia di Albenza è nata nel 1758. Prima erano sotto la parrocchia della Roncola. Nel 1758 hanno voluto fare la loro parrocchia, hanno tirato fuori un bel po' di soldi e si sono tassati perché bisognava mantenere il parroco. E così ha avuto inizio la parrocchia che, che sta continuando. Poi istruire soprattutto nella dottrina cristiana questi bambini, anche distruggerli nella dottrina cristiana. 12 candele di once, quattro ciascuna da dare a questa parrocchiale per l'esposizione del Santissimo Sacramento in Quaresima. E allora non c'è luce elettrica e quindi le candele no. Era molto importante. Ecco perché mi ricordo anch'io i funerali quando io ero ragazzo davano ancora la candela. È perché certo, sì, c'era la sì. corrente elettrica, c'era questa usanza. Però, noi dobbiamo pensare che questo uso delle candele era molto richiesto perché, perché nel 1600-1700 c'era corrente elettrica, quindi alla sera, no, eccetera, eccetera. Ma ancora negli anni 60 ai sì, sì. funerali davano certo, la, dava candela. la candela e noi andavamo tante volte volentieri al, al funerale per avere la candela, candela. anche le donne passavano so la candela poi nella lingua del popolo due brentini di vino bianco per i padri cappuccini di Almenno cappuccini laggiù il convento mezzo scudo per il ragazzo più preparato nella dottrina cristiana quello che prendeva il premio, no? mezzo, sì, scudo. Sì, mezzo scudo e così mezzo scudo alla ragazza più preparata. Poi nelle gare no, della, della dottrina, eccetera. Sì, sì, sì. E ciò che rimane della sua eredità si deve spendere nell'ornare il suo altare, quello che è il primo a destra entrando, e intatte messe nel detto altare. Per il resto, vedi il suo testamento. Questa lapide fu posta nell'anno del Signore 1740, il giorno 15 aprile. però Riportano. Il suo, il suo testamento. Quindi eh, si vede questo musitelli no, è molto, molto importante eh, per il nostro paese per almeno, perché ripeto, gli almeni erano uniti eh, e ha lasciato no, per questa chiesa che era la sua parrocchia, c'erano già le due parrocchie, eh, la sua parrocchia, questi beni lì ha sistemato no, la, la, la cappella. C'è cioè il bel quadro no, della pietà che è di un pittore svizzero. Giovanni Cristoforo Storer, pittore svizzero, che per alcuni anni soggiornò qui a Bergamo. Ai lati c'è una Madonna del Rosario di Giovanni Battista Riva, che è un pittore moderno, amore nel 1910, e poi dall'altra il battesimo di Agostino del 1900 di Giuseppe Amedeo Riva, figlio del Giovanni. Ecco, la pietà che c'è sopra l'altare è molto bella. Rappresenta la deposizione della croce di Cristo, che è posto in grembo no, a Maria, che è il cuore trafitto da sette spade che rappresentano i sette dolori no, tipici della madre di Gesù. Dell'angelo e di Giovanni Evangelista la pietà di Giovanni Muscitelli. Diede scritto così, in latino è scritto così. E quindi ecco questo straordinario no, benefattore ha lasciato eh, queste cose molto, questi lasciti no, la parrocchia, la scuola. Ha fatto no, la sua cappella, no, come abbiamo detto, e eh, in questa maniera. Il suo lascito per parecchio tempo eh, è andato avanti, perché questo, quello che ho detto no, è venuto con Napoleone alla fine del Settecento, poi l'Ottocento c'è stato il Regno d'Italia, poi c'è stata la svalutazione e, e quindi pian piano no, le cose no, si sono esaurite, poi sono arrivate nelle no, scuole dello Stato alla fine no, del, dell'Ottocento e quindi queste scuole, queste cose, no? E sono, sono passate anche, ripeto, il lascito poi pian piano perdeva. Per, per quella momento. scuola nasce alla fine del 1800, <coughs> però nei paesi rurali impiegò parecchio tempo. Né? Parecchio sì, tempo. Sì, 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 sì. Perché prima di tutto c'erano due classi. Nei, prima della prima guerra mondiale, che sì, è stato dopo la seconda perché, guerra mondiale sì, con il fascismo che eh, riuscirono, riuscirono dopo, ad avere... la, dopo, la prima prima dopo la prima guerra mondiale almeno San Salvatore riuscì eh, ad avere una terza almeno San Bartolomeo riuscì ad avere una quarta perché mio papà mi ha, lasciato, mi ha lasciato scritto mi ha lasciato detto che lui ha fatto la terza ad almeno San Salvatore e la quarta doveva venire ad almeno San Bartolomeo la quarta c'era anche a Villa d'Alme che la mia mamma sì, sì. aveva fatto la quarta villa da me. Sì. Almeno San Salvatore arrivava solo in... Ehm, comunque le due scuole di Almeno San Salvatore e Almeno San Bartolomeo, che originariamente erano uguali, identiche, è rimasta ancora eh, più o meno che ci sono ancora le scuole femminili. Sì, sì, le scuole scuole almeno è cambiato un tanto quella di Almeno. Però sono state... Eh, fatte tutti e due nello stesso anno Fascista. nel 1907 sette anni prima del lo so perché l'asilo di Almeno San Salvatore è stato fatto prima nel 1913 o 1914, prima dello scoppio della seconda della prima guerra prima mondiale e hanno San fatto eh, prima, ecco, sotto Giolitti Giolitti che volle eh, <coughs> ma comunque erano molto piccoli eh. sì. erano due stanze qui e due stanze là e il padre Pasquale, che conosciamo tutti, ha fatto fino alla quarta elementare, per poi non c'era più niente, a Capalera, La vecchia scuola, sai dove erano? C'è ancora, cioè... c'è no, no, una ristrutturata. No. no, no. Ristrutturata. La scuola dove ero io... Che la scuola stato... di Berlino c'è ancora, però dove andava il padre Pasquale... Era, era giù basso, eh? Era sopra, sopra. No, eh, sì, io sì. lo so dov eh, se può, mi... <ride> dove me dove ci, ci, sto, ci stanno, come si chiamano, quelli che vendono la frutta. Ma eh, me l'ha detto tante volte la Marietì E eh, non era sopra, era Ligeri, lì Ligeri dove, la dove hanno la casa i leggeri. Eh, ma i leggeri è la casa vecchia dei suoi quella sopra, sopra le scuole a certo, sopra e scuole di Berlino, la casa sopra. Lo so perché Vittorio Marlete di Almeno mi diceva che erano talmente vecchi che lui da sopra sì. c'erano gli assi, no? ah, E c'erano sì. le fessure e gli, gli alunni che erano sotto betta sui assi, sì, sì. <ride> e Pane Pasquale ha fatto la quarta lì a Cappalerca, adesso sì, è una casa che ha ristrutturato lì. Sì, 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 Poi quello che sì, dici sì. tu, i leggeri non stanno sopra, stanno sotto, sopra, mia sotto, sopra, sotto sta il Francesco, che non è, non è uno dei leggeri. Eh, però eh, sopra gli, stanno i leggeri e la, la scuola lì è a metà strada tra le scuole nuove e i leggeri lì sulla destra dove c'è il sentiero che porta il roncola che arriva lì sotto la chiesa della roncola che arriva la chiesa della roncola la casa lì adesso è stata strutturata mi ricordo però la casa vecchia lì era dei leggeri forse questo qui e quindi lì era la... la... A proposito di scuola, la scuola di Albenzo chiusa, la scuola di Berlino chiusa, la scuola delle cascine chiuse sono state fatte tutte nel 1962, cioè ogni tanto ciclicamente qualche governo e il disegno, perché io sono passate da tutti, cioè le, conosco, le conoscevo bene, no? È... tutti uguali, lo stesso disegno, sì. quella di, di Berlino. Identica a quella di Albenza, identica a quella delle cascine. Cioè, praticamente geometra, probabilmente mandavano anche il disegno da fare. <ride> Però, vedi, in quel periodo lì andavano, 69, bene, andavano bene le scuole così, perché i bambini non potevano da Barlino venire giù, che è da Albenza non parliamo neanche, dalle cascine. Però poi, no? Che poi si sono riunificate. L'ultima, no? È stata con Tagliabue, quindi. Sì. 7, 8 anni fa, no? È stata l'ultima perché adesso con sì. i pulmini queste cose, no, tu magari il contrario, eri uno che era contrario. Io ero molto contrario, però bevi secondo me io ero nell'amministrazione, no? Cioè te avevo detto così, oggi ci sono i pulmini per le distanze. E in una scuola dove ci sono più bambini che hanno più possibilità di confrontarsi, più maestre che hanno più possibilità di confrontarsi quindi anche di aggiornarsi, più locali più mezzi no? Perché adesso ci vuole la sala delle, delle, delle proiezioni, ci vuole la sala di informatica, capite? E nelle piccole scuole chiaro che questo non ci poteva. Poi ripeto, tu hai la tua idea, ma secondo me no, i motivi rimango, che ha portato i tagli Bue a ehm. no? questo sono stati questi. E la prova è stata che c'è stata, come tu sai meglio di me, perché le giuro le cascine. Molta resistenza da parte dei genitori. Però, poi, quando si sono riunificati e sono stati questi genitori a congratularsi col sindaco, che vedevano i risultati migliori. Nei bambini e nell'apprendimento, questo è stato, ripeto, <ride> no, 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 no. è stato il motivo per cui Tagliabue, che perché l'ho detto anch'io no, sì, nel sì, Comunale, sì. ha unificato. E i genitori poi hanno confermato questo, questo fatto. Vabbè, comunque: la passata non macina più. Io non cambio idea, no, certo, però niente niente cose niente le cose non idee. si sono svolte così non ho le sue idee, però ecco, tornando qui appunto noi eh beh, abbiamo nel 1600 a... <ride> i, le prime maestre avevo scritto anche i nomi io di sì. almeno San Bartolomeo sono le prime maestre cioè le prime donne che hanno insegnato in queste scuole sia dell'ascito Musitelli sia dell'ascito Vignola e c'è anche il primo maestro di, di qui di, di San Bartolomeo cioè siamo nel 1600 cioè i primi che hanno sì, fatto sì, no? sì, i sì. maestri e per dire no eh, l'importanza appunto di, di, di questi benefattori che sono stati lungimiranti perché appunto hanno voluto un'istruzione di base bambini e bambine gratis per tutti i bambini infatti c'erano qui c'era anche San Salvatore chiaro per le distanze c'era anche Barzana mi pare che dipendevano dipendeva, no ancora di qui per dire l'importanza no di, di queste scuole e quando Sodon Tironi che è stato il primo eh, primo cappellano maestro no, dell'ascito Musitelli è andato ad Albenza, anche là ha fatto scuola. Diciamo nel 1758. Ha fatto scuola Beh, tu. Dicevi che prima <ride> ha fatto il maestro, dopo il parroco perché allora, sì. in quel periodo lì, chi è che eh, faceva i maestri? In genere, in genere erano <ride> i seminaristi o anche i sacerdoti. Anche i sacerdoti, ma c'erano tanti diaconi o suddiaconi. Gente che faceva, eh, aveva finito il liceo classico. Sì, sì, perché era l'unica gente istruita in quel paese. Era l'unica gente istruita, no? e per alcuni anni prima di diventare eh, sacerdoti, andavano nei paesi a fare, facevano dottrina, facevano anche. Sì, poi scuola, se, scuola. e naturalmente, dopo tanti, diventati preti diventati curati, diventati parrucci, hanno continuato ancora sì. a fare quel lavoro qui. Tanto è vero in... che... Poi l'enalbenza in in... intelligenti intelligente eh, perché lì il, il don Tironi quando c'era il fieno sospendeva le scuole. Eh. Certo. è chiaro, i ragazzi dovevano andare a fare il fieno, certo. eh. sospendeva certo. le scuole, poi si riprendeva dopo. Quindi erano anche molto... Cioè molto Diciamo così, aperti, no? sapevano che cioè, fare i fieni alla loro economia. I ragazzi andavano a fare i fieni, non venivano a scuola. Ursula le C'è scritto hai... nel no? cronico Ursula dalla Parrocchia della Benza: che sono cose sono molto belle, molto interessanti da conoscere perché fa vedere appunto l'apertura la, no? di questi benefattori che non solo lasciavano per i poveri, no? soprattutto sale. Poi pane, tanti piani di pane, eccetera. Non solo lasciavano l'asciti per le ragazze povere che si dovevano sposare, che questo è molto bello, eh. Perché le eh, ragazze povere che dota portavano? lasciava le certo, ragazze eh. povere. Non solo pensavano alla Chiesa, alla loro cappella da Berlino, no? con opere d'arte, come questa Deposizione di Cristo, no? che, che è molto bella di questo storie. Eh, ma anche pensavano all'istruzione, che era una cosa allora che in pratica non... C'era niente, c'era a scuola, Stato non, non esisteva, il certo, molto era, era sotto Venezia. È, è molto particolare <ride> che nel 600 parlassero in, di istruzione per i, i figli dei contadini. Ah, quando non so se l'ho già detto, lo saprei meglio di me, il grande Alessandro Manzoni, il grande Alessandro, padre no? senatore, eccetera, che la Contessa Castiglione che è stata una delle artefici dell'unità d'Italia, forse genio. meglio di Garibaldi e di Cavour. Quella che è stata a Parigi. Quella che Napolone è stata a Parigi, con la sua avvenenza, è riuscita a far eh, intervenire il eh, Napoleone in Italia con 150.000. Quando è diventata vecchia e ha detto il mondo non mi vuole più, mi rivolgo al buon bon Gesù e aveva aperto. Delle scuole per i contadini ed era stata rimproverata da Alessandro Manzoni. Lei credeva, voleva farsi anche una, una nomea di, di, di benefattrice, di cultrice, no? e lo disse Alessandro Manzoni per, pensando, dopo aver fatto una vita abbastanza dissoluta, diciamolo, mm. anche se c'è a Donato lì, concorso con i Però Alessandro Manzoni ed è scritto. E che gli scrive la rimprovera. Ma se i figli di contadini studiano, chi lavorerà la terra? Questo l'ha detto Alessandro Manzoni, senatore che era senatore e allora grande scrittore e poeta. Grande scrittura e poeta Beh, non, è, non è tutto condivisibile, questa, perché si può lavorare la Terra anche da contadini istruiti, no? Certo, cioè non è tutto condivisibile. Assolutamente. Va bene, terminiamo questa sera. La prossima volta, poi abbiamo finito. Ci manca di parlare dello scurolo, perché anche quella è una storia interessante, non particolare. Poi abbiamo finito. pochissime non le capiscono, esaminare i tesori d'arte che abbiamo per eh, affezionarsi sempre di più alla nostra chiesa che è un piccolo museo. Terminiamo, ringraziamo il nostro di giochi Andrea Mazzoleni, buonanotte a tutti, la prossima volta prossimo mese. Grazie, buonanotte.